Ma sì, mi amo Bucchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Per un pugno di idee è il suo ultimo libro, Storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita. Dalla moka al Kalashnikov, dal mouse allo spaghetti western, quando a cambiare il mondo è un'idea semplice ma travolgente. Ecco, io vorrei soffermarmi prima di entrare a considerare alcune idee straordinarie presenti in questo libro, capire la differenza tra la parola invenzione e la parola innovazione, Massimiano Bucchi. L'innovazione è tra le tante invenzioni possibili e le tante che vengono proposte, immesse sul mercato, è quella che ha davvero un impatto, quindi l'invenzione che si incarna, che produce degli effetti e che poi intercetta, questo è molto spesso il segreto della grande innovazione, intercetta dei cambiamenti sociali e culturali, quindi è il cortocircuito tra una cosa nuova, un modo nuovo di fare le cose, un'aspettativa che magari non era neanche visibile o percepibile a noi stessi, che però si materializza in quel momento. Ecco, che si faccio un esempio, ecco, se no non si Certo, stavo proprio chiedendo di arrivare a un esempio, perché questo libro è fatto di esempi, e quindi attraverso questi esempi, le storie di questi esempi, riusciamo sicuramente a far entrare i nostri ascoltatori a respirare l'aria vera dell'innovazione. Sì, un esempio di innovazione a bassissimo contenuto tecnologico, no? Noi oggi pensiamo all'innovazione come nuova tecnologia, ma non è così, che però ha cambiato la nostra vita e ha salvato milioni di vite, è la disinfezione in ambito chirurgico, che questo giovane medico Semmelweis, dopo aver notato che c'erano molti più decessi per parto dove si praticavano anche autopsie, introdusse una convinse i colleghi con grande difficoltà a introdurre una semplice disinfezione, un semplice lavaggio delle mani con una soluzione di cloro, e questo ha avuto l'impatto straordinario che sappiamo, però ci fu una grandissima resistenza da parte dei medici, perché come si permetteva il collega di dire che erano loro i portatori dell'infezione e quindi della morte, e quindi ci volle un certo coraggio e anche un cambiamento sociale e culturale che noi, che questa è una caratteristica dell'innovazione, oggi noi consideriamo naturale e scontato, ci sembra incredibile che ci sia stato un tempo in cui i chirurghi non utilizzavano la disinfezione. E proprio in questo capitolo c'è una citazione, se non ricordo male, di Francesco Bacconi, che è proprio per dare il senso della innovazione, no? Che si vedeva che chi non adotta nuovi rimedi deve attendersi nuovi mali, perché il tempo è il più grande innovatore. Ecco, ci vuole il tempo per creare innovazione, una variazione del nostro sguardo rispetto alle cose, rispetto agli oggetti, rispetto alle abitudini, rispetto alla tecnologia, perché l'innovazione che ci racconta Massimiano Bucchi non è un'innovazione semplicemente tecnologica, no? Lei ha fatto l'esempio poco fa della disinfezione, ma sono delle innovazioni veramente molto particolari che spesse volte non hanno a che fare con tutti questi apparati tecnologici. No, però hanno la caratteristica comune di aver lasciato un segno profondo. Eccolo. Nelle nostre vite, come l'esempio che ho fatto, ma anche se prendiamo degli esempi tecnologici, come io racconto per esempio la storia del Walkman, no? Il Walkman era questo riproduttore portatile di cassette che viene introdotto nel 1979 dalla Sony tra la perplessità di tutti gli addetti ai lavori, compresi i dirigenti della stessa Sony, perché l'ascolto di musica era sempre andato fino a quel momento verso l'alta fedeltà, verso gli stereo più complessi, più sofisticati, quindi chi poteva volere un registratorino a bassa fedeltà? E invece intercettò un cambiamento, oserei dire antropologico, cioè una nuova generazione che per portare con sé la musica in metropolitana, facendo jogging, era disposta a rinunciare anche a una certa qualità della riproduzione sonora. E questa è stata una rivoluzione che poi attraverso l'iPod, i lettori MP3, insomma la liquefazione della musica a cui oggi noi siamo nel mondo digitale completamente assuefatti, però parte da lì, come da lì parte la personalizzazione della musica, cioè la playlist che anche noi oggi consideriamo scontata,
anche quella nasce nel momento in cui, potendo registrare una cassetta per l'amico o l'amica che se l'ascolterà nel Walkman, qualcuno si ricorda questa celebre scena del Tempo delle Mele, un film di grande successo degli anni Ottanta, si mette in moto questo processo di personalizzazione e di condivisione che, ripeto, oggi poi noi vediamo all'ennesima potenza, ma che nasce da quella svolta che per la prima volta rende la musica portatile. Lei proprio in questo capitolo dedicato alle MP3, se non ricordo male, parla di determinismo tecnologico, no? Vale a dire che questa nuova tecnologia arriva, poi innesca un meccanismo, e questo meccanismo a sua volta provoca dei cambiamenti a cascata. È proprio quello che ci raccontava proprio Massimiano Bucchi a proposito della playlist, dell'ascolto della musica e così via. Ecco, sono cambiamenti radicali, cambiamenti che sviluppano anche un nuovo senso di vedere gli oggetti, di vedere le cose, e poi cambiano anche il nostro rapporto con il nostro quotidiano vivere soprattutto. Sì, questo è proprio il criterio che io ho scelto nel raccontare queste storie, cercare di scegliere, come ho detto, delle innovazioni che hanno lasciato un segno duraturo. Oggi noi appunto tendiamo a pensare all'innovazione, come diceva lei, da un lato in modo, si usa questa parola in modo molto astratto, perfino superficiale, e poi pensiamo che sia l'ultimo gadget, l'ultimo modello di smartphone. In realtà, ecco, a volte sono le piccole cose che ci circondano. Io racconto per esempio la storia della trappola per topi. La trappola per topi è l'oggetto più brevettato nella storia, da che esistono i brevetti, nella storia dell'umanità. Quindi non è la macchina del moto perpetuo, non è l'energia rinnovabile, è la trappola per topi, quindi un piccolo oggetto, e questo oggetto, che naturalmente ha avuto un'importanza enorme per soprattutto in campagna, in certe case, insomma, per mantenere anche un certo livello igienico, per tenere lontani i topi, è un esempio di innovazione che, bene o male, poi da 100 anni è assolutamente identica a se stessa, così come la moca. Cioè l'idea che si possa sempre cambiare non è neanche questa un'idea che caratterizza l'innovazione. L'innovazione a un certo punto raggiunge un suo senso, una sua compiutezza, almeno in certi casi, ed è molto difficile migliorarla. E invece noi consideriamo, quando abbiamo l'innovazione, che sia una cosa, quando noi diciamo è un oggetto totalmente nuovo, bisogna vedere che tipo di novità porta quell'oggetto, perché ogni oggetto, e lo verifichiamo in questo libro di Massimiano Bucchi, Per un pugno di idee, lo ricordiamo, Bompiano Editori, noi attraverso l'innovazione di ogni oggetto dobbiamo pensare che l'oggetto non sia stato creato così ex novo, e non è uno stacco, una rottura, ma c'è sempre un precedente. Quindi la visione dell'innovazione è un qualche cosa che è continuativo rispetto ad altro. Sì, infatti la grande innovazione molto spesso è un'innovazione rispettosa della tradizione. Faccio due esempi. Intanto noi continuiamo a chiamare telefoni degli oggetti, o smartphone, degli oggetti che sono tutto ormai fuorché telefoni, no? Questo perché noi abbiamo, quando dobbiamo capire che cos'è una nuova cosa che teniamo in mano, che utilizziamo, dobbiamo sempre far riferimento per analogia a qualcosa che conoscevamo prima. Ma l'esempio forse più eclatante della storia con cui si apre il mio libro è quello della tastiera che noi oggi utilizziamo anche come tastiera virtuale nei dispositivi, la cosiddetta tastiera QWERTY, dalle prime lettere in alto a sinistra, che nasce in realtà per risolvere un problema delle macchine da scrivere, per evitare che i martelletti si accavallassero, cosa che piuttosto fastidiosa, che ricorda chi ha utilizzato una macchina da scrivere tradizionale, e poi così è rimasta. Quindi anche dalla fine dell'Ottocento si è stabilita una convenzione che, ripeto, non ha nessun significato pratico oggi, ma non è stata modificata perché ormai gli utilizzatori avevano acquisito una consuetudine. Quindi
la continuità con la tradizione, qualcuno dice addirittura le nostre automobili sono, dal punto di vista del design, furono modellate sulle carrozze, no? come struttura. Modellate sulle carrozze, oggi quando si parla di Apple Car è sicuramente un qualche cosa che ci porta anche a quelle carrozze, perché in questo libro, parafrasando John Donne, si legge che nessuna innovazione è un'isola, no? E soprattutto ci porta a una considerazione importante questo libro, a un atteggiamento di estrema umiltà e curiosità, e non essere presuntuosi nei confronti delle cose nuove, non giudicare troppo in fretta una innovazione dalle apparenze, neppure sottovalutarla, perché ciò che noi sottovalutiamo può essere veramente qualcosa di grande. Di esempi nella storia ce ne sono di innovazioni sottovalutate che poi hanno espresso il loro meglio. Sì, ce ne sono moltissime, insomma, dalla storia della carta di credito in plastica, che è una storia veramente singolare, fino lei citava nessuna innovazione è un'isola, io do un sottotitolo ad ognuna delle mie storie e questo l'ho dato al mouse, perché noi pensiamo al computer come grande svolta, ma in realtà il computer è stato a lungo un oggetto, una tecnologia solo per pochissimi addetti ai lavori. C'è questa famosa frase dell'amministratore dell'IBM nel 47-48, mi pare che disse: sì, nel mondo ci sarà mercato per 4-5 computer al massimo, no? Erano queste cose che venivano installate da degli specialisti, ma quello che fa, o uno dei momenti di discontinuità, uno degli elementi che fanno fare il salto al computer, permettendogli di diventare un oggetto di uso quotidiano per non addetti ai lavori, un elemento anche dell'apparecchiatura domestica, è proprio il mouse, è la possibilità di interagire con lo schermo, di interagire virtualmente con quello che noi facciamo con la macchina. E questo Douglas Engelbart, che aveva un trascorso come operatore radar nella Seconda Guerra Mondiale, dopo una serie di tentativi, insomma, introdusse questo mouse, che si chiama mouse appunto per un'analogia visiva, perché la scatolina che lui fece con il filo che lo collegava al computer somigliava ad un topolino. Ecco, questo piccolo accessorio ha dato sicuramente un contributo decisivo a trasformare, ripeto, una certa tecnologia, una certa pratica d'uso in qualcosa che poi... Il mouse di fatto è la madre di tutti i touch, no? Di questa idea che noi con il tocco e non più semplicemente attraverso la tastiera possiamo interagire con un dispositivo. E chiudiamo la nostra conversazione, abbiamo già citato Bacone, ritorna di nuovo a chiusura di questo libro, dove Massimiano Bucchi cita queste parole che Bacone invita a badare bene, che sia la riforma a produrre il mutamento e non il desiderio di mutamento a esigere la riforma, in definitiva a interrogarci sul senso dell'innovazione rispetto alla tradizione e di conseguenza a interrogarci su ciò che siamo stati, su ciò che siamo e ciò che vogliamo essere. Ecco, l'innovazione la possiamo veramente condensare in queste parole, ma soprattutto in queste ultime, in quello che vogliamo essere. Storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita, edizioni Bompiani. Noi ringraziamo Massimiano Bucchi per il tempo a noi dedicato e per il suo libro Per un pugno di idee. Grazie ancora, Massimiano Bucchi. Grazie a voi, buona giornata.